Allora, un altro video della serie vlog in cui vi metto di fila, qua di fila, dei pezzettini di video perché mi avete chiesto che cosa mangio in un giorno, che cosa preparo, eccetera. È una delle domande più richieste. Io sono un'appassionata di alimentazione naturale. Si è accesa un'altra luce così d'amblè, perché io sono da sola in casa, quindi questo fenomeno è un po' strano. Vabbè, lo prendiamo così com'è. Quindi adesso c'è anche la mia ombra. Niente, per cui stavo dicendo, sono un'appassionata di alimentazione naturale e di ricette, però io non sono una persona che può mangiare. Capisco che faccia bene mangiare tutto al vapore, perché è una cottura molto naturale, senza sale, senza zucchero, limitare il sale, limitare lo zucchero, sono molto d'accordo su tutti questi principi di alimentazione naturale. Tuttavia, il gusto vuole la sua parte. Poi, chi come me è una mamma e si occupa della nutrizione della famiglia oppure ha bambini, sa che per mantenere un'alimentazione più sana possibile, più naturale possibile per lungo tempo, ci vogliono delle ricette semplici su cui appoggiarsi, ma anche gustose, perché arriverà sempre il giorno in cui hai voglia di un cibo molto salato o molto dolce. Per quanto il gusto si possa riabituare, il mio si è riabituato ormai da anni, però anch'io le giornate in cui ho voglia di un panino con la senape piuttosto che di brownies al cioccolato. Avere delle ricette con versioni più salutari e con meno zuccheri e con meno grassi di questi dolci, ma pur sempre gustose e pur sempre soddisfacenti, quindi secondo me è fondamentale per tenere questo tipo di alimentazione come stile di vita il più a lungo possibile. Quindi io spero che questi video vlog vi aiutino un po' in questo intento e vorrei a questo proposito anche farvi vedere due libri a cui io mi appoggio tantissimo. Ci sono due libri a cui io mi appoggio per ricette che mi piacciono molto relativamente all'alimentazione naturale, che sono questi che vi vado a far vedere. E poi c'è un canale YouTube a cui tengo veramente molto da tanti anni, che è il canale di Valeria Veg Life Channel. Vi metto qua sotto il link all'intervista che ho fatto a questa ragazza che ha un canale vegano di ricette, ma soprattutto ha anche le ricette delle basi per la cucina, il tofu al naturale, il burro di mandorle, per esempio di Valeria. Io ho provato a farlo, è buonissimo e potrebbe essere messo in vasetti da conserva piccoli, un fantastico regalo di Natale. Per cui il canale che vi consiglio è Veg Life Channel e vi metto il link qua giù di sotto a Valeria e anche all'intervista che le ho fatto. I libri invece che vi consiglio sono questi. Allora, il primo è It's All Good di Gwyneth Paltrow. Non è l'ultimo uscito perché l'ultimo uscito è It's All Easy. Queste, dove vedete tutti i fogliettini, sono le mie ricette preferite, ma le ho provate quasi tutte. Questo libro per me è una sorta di Bibbia perché ci sono delle ricette veramente gustose, ma davvero salutari. In più ci sono degli esempi di menu settimanali. Questo è un libro che è stato tantissimo criticato dalla critica internazionale perché sostanzialmente hanno dato a Gwyneth Paltrow della fighetta e hanno dato a questo stile alimentare di essere troppo costoso. Allora, tutto il discorso fighetta, snob, eccetera, secondo me è puramente invidia perché questa ragazza è brava a fare un sacco di cose, cioè è brava a recitare. È uscita con il suo blog, è bellissimo. I libri di cucina, secondo me, hanno delle ricette veramente utili, veramente utili. E poi soprattutto sono ricette che vengono, che riescono alla prima e sufficientemente semplici per chi lavora e quindi ha poco tempo per dedicarsi alla cucina. Si vede che è un'appassionata di cucina, secondo me si sente proprio leggendolo. È vero che ci sono degli ingredienti talvolta costosi per queste ricette, però io sono riuscita a sostituirli molto spesso con ingredienti meno costosi e più trovabili sul territorio nazionale. Per esempio lo sciroppo d'acero io l'ho sostituito con una parte di malto di riso che in Italia si trova più facilmente, costa meno, per esempio, e una parte di latte vegetale. Quindi la mia intenzione è di condividere con voi le ricette che per me sono dei salvavita durante la settimana che ho trovato su questo libro, ma non condividerò le ricette di questo libro, che
che sono comunque protette da copyright, ma condividerò solo la mia esperienza e quindi la mia rivisitazione di queste ricette. Voi però sappiate che sono state ispirate e prese in parte da qua e in parte da qua. Questo fu un regalo di Natale, questo invece è un libro in italiano, Appunti della mia cucina, il primo libro che è uscito suo e che appunto mi fu regalato. Qui ci sono lo stesso dei preferiti, ma sono un pochino meno. Perché questo invece è un libro di cucina un po' più tradizionale, però ci sono delle ricette salutari anche in questo. Quello che non va è che ci sono dei doppioni, cioè in entrambi questi libri ci sono delle ricette uguali, qui scritte in italiano e qui scritte in inglese. Quello non va bene, secondo me, nel senso che ho visto che lo fanno anche altri autori che pubblicano molti libri e ci sono degli argomenti, degli interi paragrafi o schemi o ricette che si ripetono in ogni libro. No, se compro un libro nuovo il contenuto deve essere totalmente nuovo, secondo me. Quindi questa è l'unica cosa che davvero non mi è piaciuta. Quella che vedete qui di seguito non è una colazione che io faccio tutti i giorni, è la colazione che adesso sto facendo i giorni in cui mi alleno, che sono di solito 2 oppure 3 giorni alla settimana. E in tanti mi avete chiesto se faccio bodybuilding. No, Irene mi chiedeva, no, io non so cosa sia il bodybuilding, faccio pesi, mi sono iscritta in palestra e faccio pesi, poi vi racconterò tutto della mia esperienza perché è stata un po' una scoperta, un'attività che io non avevo assolutamente mai fatto, ma mi sono data degli obiettivi precisi di fitness a lungo raggio, cioè un paio di anni, a medio raggio, cioè un anno, e poi dei micro obiettivi a 6 mesi, a 2 mesi, eccetera. Per ora li sto rispettando con molta fatica perché appunto ho il lavoro e altre cose. Comunque di seguito la colazione che faccio nei giorni in cui mi alleno si tratta di un uovo e di un avocado toast, è una colazione buonissima, salata, io adoro la colazione salata. E buongiorno, questa è la colazione. Mezza banana, un uovo al tegamino e avocado toast, cioè pane tostato con un cucchiaino di maionese vegetale Baule Levante, un quarto, ma forse neanche, di avocado maturo e sopra una spolverata di peperoncino. A pranzo, io pranzo in ufficio, di solito mi porto il mio pranzo nei tupper, quelli con le linguette nel tappo superiore, per cui sono perfettamente ermeticamente chiusi e nel giorno in cui ho registrato il vlog mi sono portata ceci cotti con cipolla e una panna vegetale e il curry preso da Torielli, che è un negozio, una drogheria storica di Genova, e poi dei pezzi di polenta ripassata al forno con un po' di olio all'aglio, e poi mi sono portata dei finocchi con la salsina allo zenzero presa appunto dai libri di Gwyneth Paltrow che vi faccio vedere. Di solito mi porto sempre sempre qualcosa, nel senso che quando preparo la cena faccio finta che ci sia una persona in più e quindi faccio una porzione in più che poi appunto mi porto come pranzo il giorno seguente al lavoro. Adesso vi mostro che cosa mi è arrivato nel pomeriggio perché ho provato a fare un acquisto in una cooperativa che ha della verdura biologica. Io resto una abbonata e super affezionata del servizio di Porta Natura, però per una volta ho voluto provare, visto che c'era un acquisto di un gruppo di mamme, anche un'altra cooperativa che è più vicina a me perché è in Liguria e mi sono trovata molto bene. Poi di seguito ci sono i preparativi per la cena, che è stato un po' un esperimento perché non avevo mai fatto gli hamburger di tacchino, ma il petto di tacchino è una carne molto magra, credo che ai tacchini, da quello che ho cercato un po' dalle mie fonti, la carne sia meno contaminata da antibiotici e quant'altro. Naturalmente è sempre meglio comprarla biologica, che significa semplicemente che questi animali hanno mangiato mangimi biologici. Purtroppo non significa che razzolino nel verde di una fattoria con il sole, come il marketing spesso vorrebbe, insomma, farci credere. Oggi pomeriggio sono andata a prendere le verdure dall'orto, abbiamo fatto un ordine in diverse mamme e questo è un fantastico cavolo nero, un mazzo enorme di cavolo nero, e qua ci sono, vedete?
L'orto in tavola, azienda agricola, Bogliasco, consegna a domicilio. E poi ci sono le pere qua nel sacchetto, spinaci bellissimi e carote. E poi c'è un'insalata, mi sembra lattuga. E poi ci sono bietole, finocchi e cavolfiore. Verdure stupende, freschissime. Adesso mi metto piano piano a mondarle, lavarle e cucinarle oppure surgelarle. Grazie Chiara, che è la mamma che si è presa la briga di fare quest'ordine accumulativo. Ciao a tutti, siamo nella mia cucina per la cena. Questo è un petto di tacchino da circa 6 etti tritato che ho fatto macinare. Ho aggiunto rosmarino in polvere, sale e pepe. Poi qui c'è la mia salsina allo zenzero con dei finocchi crudi, mi sgranocchio i finocchi mentre cucino. Qua ci sono i broccoli che devo fare al vapore, qui c'è l'insalata Serzetto. E adesso faccio gli hamburger di tacchino e poi me li mangio con la salsa, ne ho un barattolo intero in frigo. Questo per oggi è tutto, spero che il video vi sia stato utile. Come avete visto, adesso caricherò un video ogni giovedì, per cui sono tanto contenta di avere un appuntamento fisso con voi. E se vi piace questo canale, se vi piacciono i miei contenuti, mi interessano e ne volete sapere di nuovi, mi raccomando, mettete mi piace. Io recentemente ho potuto cambiare parte dell'attrezzatura, per cui dovevo cambiare il computer perché il mio era stravecchio di 15 anni, ma restano ancora video assolutamente casalinghi perché appunto ho cambiato solo il computer, ma non ho ancora una fotocamera decente, non ho luci, non ho un set, non sono una youtuber così avanzata tecnologicamente, però ho tanti contenuti che voglio condividere, mi piace sapere cosa ne pensate voi, che cosa usate voi, come vi organizzate con la cucina, l'alimentazione di tutta la famiglia. Vorrei che questo spazio fosse veramente uno scambio di esperienze, anche per questo che ho aperto il blog www.olisticario.com, che è appunto un po' staccato, è uno spazio a sé che ha i social collegati, che però è una piattaforma appunto a sé di cui io pago l'hosting tutti gli anni, e volevo uno spazio che fosse anche lontano dai social e che fosse tutto mio. E quindi sono molto contenta se passate a salutarmi, se commentate e mi fate sapere che cosa ne pensate, insomma. Ci vediamo al prossimo, ciao!